Allora, la volta scorsa abbiamo visto il concetto di lavoro di una forza costante. Come si calcola il lavoro, in particolare il fatto che il lavoro è uno scalare ed è il prodotto di un particolare tipo tra due vettori, il vettore forza e il vettore spostamento. Il nome va sotto il nome di prodotto scalare per voi perché il risultato è uno scalare. Quindi non ha né direzione né verso. Tuttavia può avere un segno, il lavoro può essere negativo. Se per esempio la forza e lo spostamento formano tra di loro un angolo maggiore di 90 gradi. Perché? Perché il lavoro è dato dal prodotto di forza e spostamento per il coseno dell'angolo compreso. Abbiamo visto nei corsi di goniometria che il coseno può essere negativo se l'angolo è più grande di 90 gradi. Ok? In quel caso c'è la forza si svolge un lavoro frenante o ha un effetto frenante, cala la velocità. Poi abbiamo visto un'altra cosa importante, la relazione che lega il lavoro di una forza a una grandezza che abbiamo definito come energia cinetica, cioè una forma di energia legata al movimento. Abbiamo visto il lavoro e l'energia cinetica. Il lavoro svolto da una forza per andare da un punto ad un altro, attenzione ai soggetti e complementi, il lavoro svolto dalla forza per spostare l'oggetto da un punto ad un altro, vale l'energia cinetica finale nel punto B meno l'energia cinetica iniziale nel punto o nello stato A. Cos'è l'energia cinetica? L'energia cinetica è la grandezza che si calcola, uno scalare, che si calcola come un mezzo della massa del corpo per la sua velocità al quadrato. Siccome è prodotto tra massa e velocità al quadrato, questa grandezza non può mai essere negativa, perché il prodotto di grandezze positive. Al massimo sarà, al minimo sarà nulla quando il corpo è fermo. Se il corpo è fermo, V è 0, l'energia cinetica è 0. Non sarà mai negativa, però può essere negativa questa differenza. Se il corpo viene frenato, se l'energia cinetica diminuisce, se la velocità in B è più piccola di quella in A, l'energia cinetica in B è più piccola che in A, la differenza è negativa. La variazione di energia cinetica può essere negativa, non l'energia cinetica. È tutto chiaro? Se un corpo rallenta, perde energia cinetica. Perché perde, cala questa grandezza, cala la sua velocità. Quindi la variazione è negativa. Ok? Abbiamo ricavato questa relazione nell'ipotesi che la forza fosse costante, ma in realtà vale per una forza qualsiasi, anche se le forze non sono costanti. Quindi una relazione molto generale, molto potente. Ok? Consideriamo adesso questo esempio. Supponiamo di avere un carrello e questo si sposta sotto l'azione di una forza dal punto A al punto B. La distanza tra i due supponiamo che sia 10 metri e supponiamo che la forza applicata in A sia costante di 2 newton. Qual è il lavoro svolto da questa forza? Beh, la forza e lo spostamento sono paralleli, quindi il coseno vale 1. Il lavoro svolto dalla forza per spostare il carrello da A a B vale forza per spostamento, cioè 2 per 10, 20 joule. La misura del lavoro è newton per metro joule. Ok? Immaginatevi questo carrello, lo spingo, faccio una distanza di 10 metri, d'accordo? Non importa quant'è la massa del carrello, so che la forza applicata è di 1 newton e ci metto e lo sposto di 10 metri, il lavoro è tolto.
chiaro? Tuttavia, per andare da A a B, cioè il lavoro svolto dalla forza, può essere svolto in tempi molto diversi. Se il tempo impiegato è lungo, cioè se ci metto molto tempo per arrivare da questo punto a questo punto, dico che chi ha svolto il lavoro ha impiegato una piccola potenza. Se invece il lavoro viene svolto in poco tempo, chi ha svolto il lavoro ha impiegato una grande potenza. Perché? Per potenza usiamo la sigla in inglese, W, si intende il rapporto tra il lavoro e il tempo necessario a svolgere quel lavoro. A parità di lavoro, quindi, dico che chi ha spinto il carrello ha impiegato una grande potenza se il tempo è piccolo, invece la potenza è molto piccola se il tempo è lungo. Supponiamo che ci abbia impiegato, non so, 3 minuti, quindi 180 secondi, allora la potenza sviluppata da chi agiva, da chi produce la forza, è il lavoro svolto, 20 joule, fratto il tempo impiegato, facciamo conto tondo, mettiamo 200 secondi, non se ne parla più, più semplice. Lavoro 20 joule, tempo impiegato 200 secondi, viene 0,1 joule fratto secondi, che prende il nome di watt e misura la potenza. La potenza è la grandezza fisica che esprime il rapporto tra il lavoro svolto e il tempo impiegato per svolgerlo. E nel lavoro diviso tempo si misura in W. Lo riscrivo. La potenza, simbolo W, è il lavoro, nel nostro caso era 20 joule, fratto tempo 200 secondi, 0,1 watt. Dico che fa che un motore, un meccanismo, un dispositivo sviluppa una potenza di 1 watt se è in grado di svolgere il lavoro di 1 joule in un tempo di 1 secondo. Dell'energia elettrica, su cui vengono riportate quanta energia l'abitazione o l'oggetto ha utilizzato, e questa viene indicata da kilo watt ora. Kilo per 1000, kilowatt sono 1000 watt, come i chilogrammi sono 1000 grammi, i kilowatt sono 1000 watt. Per ora significa che questa potenza va moltiplicata per un periodo di un'ora. Ed è un lavoro, perché la potenza è lavoro su tempo, ore è tempo, potenza, lavoro su tempo per tempo, lavoro diviso tempo per tempo, ma lavoro, quindi dei in joule. Quanti joule sono un kilowattora? Beh, un chilo sono 10 alla 3 watt joule fratto secondo, un'ora sono 3600 secondi, secondi e secondi si semplificano, ottengo 3600 per 1000 fa 3,6 per 10 alla 6 joule,
3 milioni e mezzo di giorni. Se prendete, non so, un asciugacapelli, un phon, normalmente sulla confezione o anche sul dispositivo c'è scritto quanto energia assorbe, quanto lavoro richiede per funzionare. Phon normale sono sul kilowatt, 1000 watt. Quindi significa che se lo fate funzionare per un'ora, consumate 1000 watt. C'è scritto che fate consumare per un se fate funzionare ogni secondo che funziona, se è un kilowatt, sono 1000 joule. Rettifico. Il watt joule diviso secondo. Kilowatt 1000 joule ogni secondo. Il dispositivo tipo il phon funziona a una potenza di 1 kilowatt, significa che ogni secondo che funziona consuma 1000 joule. È tutto chiaro? Bene. Detto questo, fare questo esercizio. E per riuscire a far circolare il sangue nel sistema circolatorio, chi vuole fare medicina? Farà medicina? Nessuno. Uno. Il cuore è una pompa, quindi svolge un determinato lavoro e ha una impiega, utilizza l'energia pari a 150 joule in un tempo di circa un minuto, cioè 60 secondi. Qual è la potenza media, forza costante, del cuore? È energia diviso tempo. Energia impiegata nel tempo richiesto a impiegare, quindi 150 joule diviso 60 secondi viene approssimativamente 2.5 circa watt ogni secondo. Vengono richiesti, consumati o utilizzati 2 joule e mezzo circa. Ok? Io quello che ho detto, non so se l'ho detto la volta scorsa, ho usato equivalentemente il termine energia e il termine lavoro. Ok? Che cosa intende esattamente per lavoro? Abbiamo visto, cioè il lavoro è l'effetto, uno degli effetti che ha una forza che agisce su un corpo mettendolo in movimento o spostandolo. Per spostare un oggetto, per metterlo in moto, devo svolgere il lavoro. Il teorema dell'energia cinetica ci dice che l'energia di un corpo è la sua possibilità, la sua capacità di svolgere un certo lavoro. Dire che un certo oggetto ha una certa energia significa che quell'oggetto è in grado, almeno potenzialmente, di svolgere un certo tipo di lavoro. Ok? Supponiamo altro esercizio. Thank you.
ho un corpo di massa m che sta viaggiando a velocità iniziale di 0. Un carrello, come prima. La massa del carrello supponiamo che sia di mezzo chilogrammo, 500 grammi, e la velocità iniziale 2 metri al secondo. Ok? Io voglio applicare una forza al carrello in modo da arrestarlo. Quindi qui ho il punto A, nel punto B, la velocità in B è 0. Per farlo devo applicare una forza. Questa forza svolgerà sul carrello un lavoro positivo o negativo? Negativo, perché la sua energia cinetica diminuisce. A quanto ammonta questo lavoro? Beh, utilizziamo il teorema dell'energia cinetica, cioè il lavoro della forza vale la variazione dell'energia cinetica. Quindi l'energia cinetica in B meno l'energia cinetica in A, o iniziale. In B vale 0. In A è un mezzo della massa per la velocità al quadrato. Posso cambiare pagina? Quindi riscrivo il lavoro svolto dalla forza applicata al carrello per fermarlo. Vale la cinetica in B meno quella in A, quindi ho 0 meno un mezzo M iniziale al quadrato, quindi un mezzo di mezzo chilogrammo che è la massa per 2 metri al secondo al quadrato che era la velocità iniziale. Io ottengo 0 meno 0,5 che è un mezzo, quindi un mezzo per un mezzo che fa un quarto per 4 metri al quadrato secondo al quadrato, quindi meno 4 diviso 4 fa 1, meno 1 chilogrammi per metri al quadrato secondo al quadrato sono joule. Quindi per fermare il carrello devo svolgere un lavoro negativo di 1 joule. Da una forza frenante. Perché se l'energia iniziale del carrello è di 1 joule, mentre io viaggia 2 metri secondo. Tutto chiaro? Domanda, prendiamo l'esempio di prima. Consideriamo l'istante iniziale e finale. Okay. Io posso dire, beh, il mio carrello può viaggiare su una rotaia senza attrito e io lo freno agendo sui freni del carrello stesso, per esempio. Oppure metto qui qualcosa che lo spinga dall'altra parte in modo tale da rallentarlo. Oppure qui potrebbe esserci un terreno accidentato, quindi con attrito. La mia risposta cambia in questi 3 o 4 casi? C'è chi dice sì. Sì, no, non so. Chi vota per il sì? 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Chi vota per il non so? Chi vota per il no?
1. La risposta è no. Non cambia. Perché? Perché comunque quello che importa è la differenza tra il lavoro iniziale e il finale. Non importa come la forza ha agito. Il teorema dell'energia cinetica si applica a qualunque tipo di forza. Non importa in quale modo io ho agito sul carrello. Quello che importa è da quanta energia aveva all'inizio e quanta ne ha alla fine l'energia cinetica. La variazione, la differenza di queste due grandezze è il lavoro svolto dalla forza, qualunque forza essa sia. Attrito, non attrito, terreno accidentato, uno che spinge, un altro che tira dall'altra parte, non ha importanza. Il teorema dell'energia cinetica, ripeto, è molto potente perché non dipende dal tipo di forza. Qualunque forza agisca, il lavoro svolto dalla forza è energia cinetica alla fine meno energia cinetica all'inizio. Anche se la forza non è costante, può essere complicato come volete. Quindi non cambia a seconda del tipo di forza. Comunque per frenare quell'oggetto mi servono una forza che faccia il lavoro di meno un joule. Comunque lo faccio. Ok? Prendiamo un esercizio vecchio che sapevamo che dovreste conoscere già, perché l'abbiamo fatto abbondantemente l'anno scorso. Questo è un po' più di un esercizio, ma non fa niente. Questo è il terreno. Okay. E prendiamo un sassolino che cade. Un sassolino lo disegniamo in marrone. Una pallina di legno, forse il colore più appropriato. Sulla pallina di legno agisce, lasciamo stare l'attrito, agisce la forza peso, la gravità. E cade da una quota H iniziale, questa è A, punto B. Abbiamo già visto che il peso è una forza costante, quindi in realtà qui il calcolo è facile. Possiamo utilizzare forza per spostamento. Il lavoro svolto dalla forza peso per spostare da A a B vale forza per spostamento, in questo caso delta H. Quindi la forza peso vale quanto? Non lo sai, quello sono se il mio sistema di coordinate punta verso l'alto, il peso è massa per accelerazione di gravità che misura meno g, perché va verso il basso, quindi la forza è meno mg. La massa non la conosciamo, facciamo un sassetto qualsiasi. Il peso punta verso il basso, il mio segno di coordinate punta verso l'alto, quindi ho un meno. Per lo spostamento, lo spostamento è posizione finale meno iniziale, quindi la quota di b è la quota di A, HB meno HA. Ok? Supponiamo che B sia per terra, quindi questo è 0, quindi meno per meno fa più, è MG la quota di A. Se HB è 0. Ok? Qui il teorema dell'energia cinetica ci dice anche che questo è esattamente uguale all'energia cinetica che acquista il corpo cadendo in B. Un mezzo mv quando arriva in B al quadrato.
per quanto ricavato proprio utilizzando, applicando una forza costante. Ma guardiamo questo. Quindi ripeto, tira. Dovrei scrivere sotto, ma non ho... andiamo avanti. V alla seconda è velocità iniziale al quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Nel nostro caso via seconda più due volte meno G, lo spostamento è H, B, A. Quindi HB è nullo, meno per meno fa più, d'accordo? Quindi l'energia cinetica in B uguale un mezzo MVB alla seconda, cioè un mezzo per M per 2 GHA. I 2 si semplificano, ho MGHA che è proprio uguale al lavoro della forza che abbiamo appena trovato. Quindi confermo il termine delle cinetiche, ma non c'erano dubbi su questo. Quello che, su cui voglio dare la vostra attenzione è quest'altra possibilità. Posso cambiare pagina? Supponiamo che, qui ho sempre il solito cassetto, che forza peso è sempre questa. Supponiamo adesso, ripeto, che anziché cadere verticalmente, qui ho il punto A, qui ho il punto B, il sasso cada lungo un piano inclinato. Arriva in C e alfa l'inclinazione. Ok? Abbiamo già visto che l'accelerazione di gravità lungo il piano inclinato vale G per il seno dell'inclinazione alfa. Anche qui sarà verso il basso, quindi sarà meno se io punto verso l'alto, d'accordo? In questo caso il la velocità che raggiunge il corpo in C quant'è? Beh, stessa legge, si tratta sempre di moto uniformemente accelerato. La velocità in C al quadrato è uguale alla velocità in A al quadrato più due volte l'accelerazione per, chiamiamolo delta x stavolta, lo spostamento, dove anche qui lo spostamento coerentemente al primo, se del primo andava verso l'altro, la nostra x cresce verso l'alto. Ok? Quindi sostituisco BA la seconda più due volte meno G sen alfa per ora. Se osserviamo bene questo è il nostro delta X. Ma il triangolo ABC è un triangolo rettangolo, retto in B. Questo era il nostro delta H. Delta X è l'ipotenusa. Delta H è il cateto opposto ad alfa.
quindi delta H vale delta X per sen alfa, oppure delta X e delta H fratto sen alfa. È tutto chiaro? Quindi qui al posto di delta X posso scrivere delta H fratto il seno di alfa. La lunghezza del piano inclinato è lunghezza verticale fratto seno di inclinazione. Adesso questa la riscrivo nella prossima pagina. Siamo arrivati a questo punto. Velocità in C al quadrato vale velocità in A al quadrato più due volte meno G sen alfa per delta H su sen alfa. Ma ho sen alfa diviso sen alfa. Alfa sparisce. Quindi? Prego? Non dovrebbe essere meglio. No, questo qui è H di B meno H sì, di A. Ma lì c'è scritto meno G. Meno, meno fa più. Ah, ok. È tutto chiaro? Ho fatto bene a dire. Questo meno si cancella con questo. HB è 0, ricordate dal caso di prima. La quota di B è 0, quindi delta H è meno HA. Ma quello che è importante è questo. La velocità in A alla seconda, scusate, in B, e la velocità in C, come sono tra di loro? Questa è la velocità in C. La velocità in B è V alla seconda più 2GHA. Sono identiche. V alla seconda più 2GHA è VC. VB al quadrato. V alla seconda più 2GHA è esattamente la stessa grandezza. Di conseguenza, che il corpo cada verticalmente o che cada lungo il piano inclinato, la velocità con cui raggiunge il suolo è esattamente la stessa. Quindi la stessa energia cinetica, quindi lo stesso il lavoro. Quindi il lavoro svolto dalla forza peso per andare da A a B e quello per andare da A a C è esattamente identico. Questo è curioso, non può essere un caso. Facciamo ancora un passetto, ci siamo fin qui. Ritorniamo al nostro sassetto. E consideriamo due percorsi. Primo percorso, in giallo, quindi da A a B lungo la verticale. Ok? Secondo percorso, in verde, da A a C e da C a B.
lungo l'orizzonte. Il lavoro per andare da A a B lungo la verticale è quello che l'abbiamo visto. Okay. Il lavoro per andare da A a C a B, tutto il tratto verde, posso pensarlo come il lavoro per andare da A a C più quello per andare da C a B. Questa è una E non un'altra. Per seguire questo tragitto A, C, B, faccio prima il tratto AC, svolgo un certo lavoro, poi il tratto BC. Quant'è il lavoro nel tratto BC? Qual è il lavoro della forza peso nel tratto BC? Qui la forza è verticale, forza peso, lo spostamento è orizzontale, il lavoro forza e spostamento sono perpendicolari, il lavoro è zero. Di conseguenza quello che conta è solo questo pezzo, per cui il lavoro per andare da A a B o da A prima a C e poi a B è esattamente lo stesso. Questo non è un caso. Questa è una particolarità che ha la forza peso, perché altre forze, fate per esempio conto prima dell'attrito, su un piano se io devo spostare un mobile pesante scelgo il tragitto minimo perché faccio il lavoro minimo, qualunque altro tragitto comporta un lavoro maggiore. Qui no, la forza peso fa un lavoro identico da A a B oppure da A a C a B. La forza peso ha questa caratteristica: se prendo un punto A e un punto B e seguo questo percorso o qualunque altro, il lavoro è identico. Se il lavoro per andare da A a B non dipende dal percorso, dico che ho una forza conservativa. Il lavoro dipende solo dalle posizioni di partenza e di arrivo, non da come mi sposto da A a B. Pensate che siano A e B, qualunque percorso faccio per andare da A a B, la forza in questione svolge lo stesso lavoro. Se questo accade, la forza prende il nome di forza conservativa. La forza peso è una forza conservativa, la forza d'attrito non lo è, perché se la forza che agisce sul mio oggetto è la forza d'attrito, più lungo il percorso più grande il lavoro a parità di A e B. Quindi la forza d'attrito non è una forza conservativa. La forza peso invece abbiamo appena visto che quello che conta è la quota di A rispetto a B, è HA. Che io seguo il percorso verticale o lungo un
piano inclinato e poi un corso orizzontale, il lavoro è esattamente lo stesso, MGH. Non dipende dall'inclinazione. Le forze che hanno questa caratteristica, le forze in cui il lavoro per spostare un oggetto da un punto ad un altro non dipende da niente a che non sia le posizioni di partenza e di arrivo, che non dipendono dal percorso, si chiamano forze conservative. Certo, il lavoro dipenderà dalla massa, d'accordo, dall'accelerazione di gravità, d'accordo, ma non da come vado da A a B. Ok? Quel tipo di forze si chiamano forze conservative. Oppure, definizione analoga, la forza dice conservativa se, torniamo alle cose di prima, se io facessi A, C, B e di nuovo A, il lavoro quanto sarebbe? Se io parto da A e torno in A, il lavoro svolto netto in totale è zero. La forza è conservativa se il lavoro svolto in un percorso chiuso è nulla. Perché? Perché se da A a B o da A a CB il discorso è lo stesso, se inverto il percorso inverto il segno. Tanto lavoro svolgo in questo tratto, tanto quel segno opposto svolgo in questo, quindi il totale è zero. Quindi forza conservativa se il lavoro dipende solo dal punto di partenza e di arrivo, oppure se il lavoro svolto dalla forza in un percorso chiuso, cioè dove parto e arrivo nello stesso punto, il netto totale è zero. Ok? Per adesso mi fermo qua, ci vedremo la volta prossima le conseguenze di questo.